Qui siamo a Central Park, siamo tra fiori, piante e siamo su Allure of the Seas, la nave più grande del mondo. Ci sono ben 12.700 piante in questo giardino. Su Allure of the Sea c'è il massimo della multimedialità. Questi touchscreen sono sparsi per tutta la nave. Puoi scegliere la tua lingua e sapere cosa c'è in questo momento sul programma della crociera. Oppure dove andare ad esempio a mangiare, perché qua c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Per una serata particolare, questo è il ristorante Chops Grill, dove potrai gustare le migliori specialità di carne in alto mare. Questo è l'Adagio, il ristorante principale della nave. Può contenere fino a 3.000 persone. E qua invece siamo davanti al Dog House, dove puoi assaggiare hot dog da tutto il mondo. Qui si possono mangiare dei buonissimi gelati. Qui siamo a Rita's Cantina, dove si possono assaggiare le specialità messicane. Siamo alla giostra. Da qui inizia il paradiso dei bambini, e non solo per loro. Andiamo? Qui siamo ad Adventure Ocean, lo spazio per i ragazzi e i bambini. Andiamo a vedere il nostro piccolo inviato Enrico cosa ne pensa. Su Allure of the Sea, giocando si impara, questo è il laboratorio di scienze. Ora siamo al Vitality Café. Facciamo un piccolo spuntino mentre scegliamo il trattamento alla spa. Per chi vuole stare in forma, ovviamente c'è anche la palestra. E che palestra! Qui siamo nell'area dell'intrattenimento. Ecco una pista di ghiaccio dove poter pattinare. E qua c'è la discoteca dove fare quattro salti. Giù in fondo c'è il teatro principale e qui il Comedy Live dove possiamo vedere un po' di cabaret. Questa è la Royal Promenade, il cuore della nostra nave. Qui pensate che è larga, 20 metri ed è lunga 300 metri. Ci sono negozi, bar, quasi quasi vado a fare un po' di shopping. Io vado a bere un caffè. Io vado da Sorrentos per un pezzo di pizza. Siamo alla fine della nostra crociera su Allure of the Seas. È un peccato abbandonare tutto questo. Alla prossima crociera!